Siamo al capitolo 43-44 dell'Agricola di Tacito. Per un'introduzione adeguata vi rimando al capitolo 3-4. Qui siamo verso la fine di quest'opera, laddove si definisce in sintesi la vita di quest'uomo e la sua morte. Fu avvelenato da Domiziano. Tacito lo fa intendere, ma non lo afferma esplicitamente. Finis vitae eius nobis loctuosus, amicis tristis, estraneis etiam et ignotis non sine cura fuit. Come vedete, non c'è nessuna particella subordinante. C'è questo fuit alla fine, che sostanzialmente si ripete sottinteso qui, ma si potrebbe anche ripetere qui, amicis fuit tristis. Direi che non è assolutamente una traduzione difficile. Finis vitae, la morte, la fine della vita, la morte di lui, la sua morte, fu per noi luttuosa. Per gli amici, triste. Per gli estranei, anche per quelli che non lo conoscevano, gli ignoti, non fu non senza dolore. Burgos quoque et hic aliud agens populus et eventit avere ad domum, et perfora et circulos locuti sunt, nec quisquam audita morte agricole, aut laetatus est, aut statim oblitus est. Bulgus quoque, vedete che qui siamo già al nominativo, bulgus, è vero che potrebbe essere anche un accusativo, perché è uno di quei nomi neutri che terminano in us. Però vedete che c'è un altro nominativo, hic populus agens. Anche il volgo e questo popolo, agens aliud, questo è un participio presente. Voi sapete che ago, agis, sigeac, tum, agere ha mille significati. Basta trovarne uno che vada bene. E anche a questo popolo che si occupa di altro, che fa altro. Et ventitavere. E ventitavere sta per ventitaverunt, un apocope. Quindi e ne parlarono e. No, ho sbagliato. E vennero alla casa e locuti sunt è un deponente e ne parlarono per le piazze e per i circoli. In coordinazione. Quindi abbiamo la principale che fa 20 tavere, unito ad un'altra che fa locuti sunt, quindi principale più coordinata. Nec quisquam. Letteralmente vuol dire né alcuno, perché la negazione va a finire sulla congiunzione. Noi in italiano diciamo e nessuno. Aut laetatus est aut, vedete prima c'era let, qui invece aut, o letor è un deponente, o si allietò, o subito oblitus est si dimenticò. Obliviscor, anche questo deponente. Poi aggiungiamo un ne, o se ne dimenticò. Voi sapete che queste particelle in latino non vengono tradotte. In italiano è opportuno renderle esplicite. C'è un ablativo assoluto poi, audita morte, udita la morte di Agricola.
augebat miserationem constans rumor, veneno interceptum. Nobis nihil comperti, ut ad firmare ausem. Qui ci sono tante, tante paroline sottointese che potrebbero creare dei problemi. Constans rumor è il soggetto. La diceria costante aumentava la pena. Qual era questa diceria costante? La troviamo con interceptum, dove c'è un essere sottinteso e un soggetto che dovrebbe essere espresso, visto che siamo in infinitiva, ma che è sottinteso, che lo stesso fosse stato ucciso dal veleno. Anche qui abbiamo delle paroline sottinteso. Nobis nihil est comperti. Nihil comperti, nihil vuol dire certo, nulla di certo, è a noi. Vedete che questo nobis è un dativo di possesso. Possiamo dire noi non abbiamo nulla di certo. Poi c'è un ita sottinteso, ita uta con una consecutiva, cosicché ausim, ausim è un potenziale, laude, aude, sussum audere, potrei osare affermare ciò, sostenere ciò, hoc è nuovamente sottinteso. Quindi abbiamo un ita ut consecutiva, un est sottinteso e un hoc sottinteso. Ceterum. Per omnem valetudinem eius crebrius quam ex more principatus per nuntios visentis et libertorum primi et medicorum intimi venere, che sta per venerunt, perché se no sarebbe scritto venire, sive cura illud sive inquisitio erat. Io penso che la difficoltà maggiore sia in questo principatus visentis, secondo l'abitudine del principato, cioè del principe, dell'imperatore visentis, che vuole informarsi attraverso dei delegati, degli inviati. Quindi attenzione che questo è un genitivo e questo è un participio presente messo al genitivo che si concorda con principatus. Poi c'è un venere che sta per venerunt e il soggetto di venere è primi et intimi, i più importanti tra i liberti e i più accreditati tra i medici. Questo libertorum e medicorum sono due partitivi. Vennero. Quindi, del resto, per omnem valetudinem eius, per tutta la malattia di quello, per tutta la sua malattia, crebrius è un ius, un comparativo, non di un aggettivo ma di un avverbio, più frequentemente che dall'abitudine del principato che si vuole informare attraverso dei delegati e i più importanti tra i liberti e i più accreditati tra i medici vennero, sia o ossia quella o quella era un'attenzione particolare o era quella un spionaggio. Quindi illude il soggetto di erat, cura e inquisizio, due parti nominali. Non sappiamo se quella era semplicemente la curiosità del principe che voleva Domiziano liberarsi da un possibile avversario, perché gli imperatori
specialmente i mediocri, ebbero sempre una grande paura, cioè che ci fosse qualche uomo degno, particolarmente degno, ricordate Nerone con Seneca, che in qualche modo potesse essere un potenziale nemico, nel senso che potesse essere scelto per sostituire un imperatore indegno e incapace. Quindi poteva essere quello uno spionaggio per assicurarsi Domiziano di levarsi tra i piedi un uomo particolarmente onesto che poteva essere per lui un pericolo, o era una vera e propria preoccupazione? La domanda rimane. Supremo quidem die momenta ipsa deficientis per disposito scursores nunciata constabat. Nullo credente sic ad accelerari quae tristis audiret. Non è facile qui. Non è facile perché. Vedete che qui abbiamo un'unziata, come si è sottinteso. Quindi l'unico verbo che può fare da principale è questo constabat. Si sapeva, constava, si sapeva, che anche nell'ultimo giorno, supremo die, momenta ipsa, gli stessi momenti dell'ammalato, abbiamo un'infinitiva quindi, furono annunziati, furono riferiti per disposito scursore, per attraverso delegati costituiti apposta. Questo è un complemento di mezzo, per più accusativo. Nullo credente. È un ablativo assoluto. Credendo nessuno, che cosa? Che il principe, che l'imperatore, ad accelerare un presente passivo fosse sollecitato così che, o così da, questa è una consecutiva, questo quae tristis audiret, una consecutiva relativa impropria, non introdotta dall'uto ma dal quae, così da sentire. Tristis, triste, rattristato, quelle cose che naturalmente gli venivano riferite. Speciem tamen doloris animi vultu presse tulit, securus iam odii, et qui facilius dissimularit gaudium quam metum. Io partirei dal nominativo, altrimenti nascono delle difficoltà, perché c'è il pre sé e lì non abbiamo problemi davanti a lui. Tulit è il verbo, tulit che cosa? Specem tamen doloris. Quindi sicuro ormai dell'odio, che vuol dire sicuro ormai che Agricola non potesse essere un aspirante al trono, o potesse in qualche modo offuscare la sua autorità, sicuro, sicuro ormai dell'odio, tulit presse, offrì davanti a sé, che cosa? Tuttavia, speciem doloris, l'aspetto del dolore, vultu animi, col volto dell'animo. Io lo sto traducendo molto letteralmente. Ecco, secondo me anche questo può essere un problema, perché il qui normalmente si collega col nome che gli è immediatamente prima. Quindi dovrebbe essere l'odio che, però non va bene. Quindi lo colleghiamo col vultus, con il volto dell'animo che
Facilius è il comparativo di un avverbio che dissimulava più facilmente la gioia che la paura. Satis constabat, lecto testamento agricole, quae coerede optime usorit piissime filie Domitiano scripsit, letatum eum velut honore et judicium. Di nuovo la principale, qui si sa con chiarezza che però qui abbiamo un ablativo assoluto, qui abbiamo una relativa, l'infinitiva è qui e la vediamo poi in seguito, la vedremo in seguito. Letto il testamento di Agricola, ablativo assoluto, letto testamento, col quale definì Domiziano coerede della eccellente, della moglie eccellente e della figlia devotissima. Quindi, riprendiamo da capo, si sa con certezza, eum letatum esse, lettore deponente, che lui si allietò come per un onore e un'attenzione particolare. Complemento di cause determinante. Attenzione quindi, constabat, tirar via l'ablativo assoluto, tirar via la relativa. Tam ceca et corrupta mens assiduis ad orationis bus erat, ut enesciret. A bono patre non scrivi a rede nisi manum principem. Il giudizio di Tacito è molto chiaro. Tanto cieca e corrotta la mente era per le continue adulazioni. Quindi la mente era tanto cieca e corrotta. Mente soggetto, cieca e corrotta parte nominale. Per le continue adulazioni. Tanto. Tam. Ut consecutiva è che nescirat non capiva il soggetto e Domiziano, non capiva che cosa. Che. Dunque, qui abbiamo, come vedete, un'infinitiva. Scrive un infinito presente passivo e eredem e principem sono legati al soggetto di questa infinitiva. Attenzione però che uno dei due è un complemento predicativo. Non sono tutti e due soggetti dell'infinitiva. Che da un padre buono non era definito come erede, era nominato come erede, se non un principe cattivo. Perché? Perché nominandolo come erede, Agricola voleva in qualche modo salvaguardare la moglie usori e la figlia Piissime da delle brutte reazioni del principe. Considerando che il principe veniva nominato, e quindi è un'azione di diplomazia, di intelligenza da parte di Agricola nominato come coerede, automaticamente il principe si sentiva garante di questo testamento e non avrebbe per nessuna ragione, nella sua illusione di essere stato scelto come erede, infierito contro la moglie o contro la figlia. Poi un breve excursus della vita di Agricola. Natus erat Agricola Gaio Cesare tercium consule idibus iunis. Agricola era nato sotto il consolato di Gaio Cesare per la terza volta, questo tercium un avverbio, alle Idi di giugno, quindi al 13 di giugno, le Idi a giugno sono il 13. Excessit quarto et quinquagesimo anno, decimum calendas septembris, collega Priscinoque consulibus. Attenzione che qui incominciamo con i numeri e quando ci sono i numeri, nella traduzione dal latino italiano, nascono dei problemi non indifferenti. Excessit, morì il cinquantesimo quarto anno.
Quindi al 54° anno vuol dire che aveva 53 anni, non aveva ancora compiuto il 54° anno. Quindi morì a 53 anni, lo traduciamo così in italiano. Poi, decimum calendas. Attenzione a queste abbreviazioni, che vogliono dire decimum diem ante calenda septembris. Allora, le calende di settembre sono il 1° di settembre, quindi noi dobbiamo contare 10 giorni. 1, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. 23 agosto. 10 giorni prima delle calende di settembre, ossia il 23 agosto. Questo è l'ablativo assoluto col verbo essere sottinteso. Essendo consoli, collega e prescino, ossia sotto il consolato di collega e prescino. Quod, si habitum quoque eius posteri nosce revelint, decentio quam sublimior fuit. Cominciamo a tradurre qui. Si col congiuntivo presente è diciamo una condizionale della possibilità. Il presente congiuntivo non corrisponde al presente congiuntivo italiano, corrisponde all'imperfetto. Se i posteri volessero conoscere, se i posteri volessero conoscere, che cosa? Anche l'aspetto di lui, anche il suo aspetto, fu più equilibrato che austero. Questo quod, perciò, come lo definiamo? Io definirei questo quod un perciò. Poi si può anche trovare un'altra soluzione. Nihil impetus in vulto. C'è un era sottinteso, altrimenti non abbiamo il verbo. Impetus è un genitivo. Nulla di violento era nel suo volto. Quindi impetus è un genitivo partitivo di quantità. Un genitivo, impetus della quarta declinazione. Noi non diciamo nulla di violento, ma sì, potremmo anche metterlo. Nessuna violenza era nel suo volto, ma potremmo anche mettere nulla di violenza, nulla di violento si trovava nel suo volto. Gratia oris, la bontà dell'aspetto supererat, era superiore. Super, composto da erat, da sum. Era si trovava superiore, vedete un composto di sum da super erat. Bonum virum facile crederes, magnum libenter. Crederes è un congiuntivo messo così nella proposizione principale, secondo me è un potenziale. Avresti potuto credere, congiuntivo potenziale, facilmente, lo avresti potuto credere facilmente un uomo onesto. Libenter, facilmente un uomo grande. Et ipse quidem, quamquam medio in spazio integre tatis eruptus, quantum ad gloriam longissimum eum peregit. Abbiamo, come vedete, una concessiva con un erat sottinteso. Sebbene e fosse stato strappato in medio spazio, alla metà di una vita intatta, in medio spazio, sì, io vuol dire nel mezzo spazio, nello spazio di mezzo, quindi a metà di una vita intatta, poi il quamquam in latino vuole l'indicativo, noi in italiano il sebbene vuole il congiuntivo, fosse stato strappato. Dunque, e lui stesso in vero, quanto a gloria, visse un'età lunghissima, cioè intende dire tacito,
Sebbene sia morto a 54 anni, allora 54 anni non è che fosse proprio giovanissimo, tuttavia poteva ancora vivere. Tuttavia, come onori, è come se avesse vissuto una vita lunghissima, perché li aveva toccati tutti. Ed era questo l'oggetto dell'invidia che in qualche modo Domiziano forse aveva potuto portare ad avvelenarlo. Quippe et vera bona, quae in virtutibus sita sunt impleverat. Et consulari ac triumphalibus ornamenti spredito, quid aliud astruere fortuna poderat? Dunque, certamente quippe, impleverat, aveva seguito anche i beni veri, questo et direi di usare col valore di anche, no? Usarlo col valore di anche, che, sita sunt, si trovano radicati in virtutibus, nelle virtù. E attenzione qui che questi sono dei dativi. E non c'è dubbio, è consulari, è dativo. Ac predito, ornamentis triumphalis, un dativo. Cominciamo dal quid, visto che abbiamo una proposizione interrogativa. E che cosa? La fortuna poteva. E che altro? E che cosa d'altro? La fortuna poteva aggiungere a lui e ex console. E fornito triunfalis ornamentis, degli ornamenti triunfali. Era ritornato a Roma vincitore, quindi aveva goduto del trionfo. Opibus nimis non gaudebat, speciose non contingerat. Non gaudeo, no? Non godeva. Nimis opibus di grandi ricchezze, per le grandi ricchezze. Non poche erano toccate a lui, eppure non faceva leva su queste ricchezze che gli erano toccate. Vita atque usore superstitibus, potest videri etiam beatus. Incolumi dignitate, florente fama, salvis, ad finitatibus et amicis, futura e fugisse. Allora, se voi notate qui ci sono tanti ablativi assoluti. Filia atque usore superstitibus. Florente fama. Salvis ad finitatibus et amicis. Quindi, abbiamo la principale che rimane potest videri etiam beatus. Può essere ritenuto videor, sembrare anche beato, perché e fuggisse futura. Che aveva, era riuscito a sfuggire agli avvenimenti futuri, dignitati incolume, con una dignità incolume, senza macchia. Poi, con la figlia e la moglie, vive. Florente fama, con una fama fiorente, essendo i parenti e gli amici salvi. Qui c'è un verbo essere sottinteso. Quindi ricordatevi che è importante questo blocco. Può, io qui questo potest, vabbè, potrebbe anche esserci un presente anche in italiano, può essere ritenuto anche beato. Che ha fuggito, visto che ha fuggito con dignità incolume le cose future. Ma
Potremmo anche tradurlo con un passato, poteva essere ritenuto anche beato di aver sfuggito le cose future con la dignità vergine, intoccata, essendo la moglie e la figlia vive, essendo la sua fama fiorente e essendo i suoi amici e i suoi parenti salvi. Nam, sicut, tiriamo via sta roba che non ci serve, nam, sicut ei non liquit durare in ang beatissimi secoli lucem, ac principem Traianum videre, quod augurio et voti saut nostra sauris ominabantur, ita festinate mortis grande solacium tulit, evasisse postremum illud tempus, quod Domitianus non iam per intervall ac spiramenta temporum, sed continuat velut uno ictu, rem publicam exausit. Allora, sicut vuol dire come. Vedete? Parte quod augurio votis, quod e con ominavatur, e a sé stante. Poi c'è ita. Ita sicut. Così come. Qui abbiamo una comparativa. Come al solito, la comparativa sta prima della principale. Poi, ita festinante mortis grande solacium fuit, c'è un'infinitiva, evasisse presto te, quo, e poi abbiamo una relativa. Allora, infatti, come? Non liquit ei durare, non fu lecito a lui vivere. In canc lucem, fino a questa luce del secolo beatissimo, e vedere, conoscere, l'imperatore Traiano, come? Alcune traduzioni mettono se, anche se, lo fa diventare condizionale o concessiva, qui però non è né condizionale né concessiva, è una comparativa. Quod, ciò che, ominabatur, era auspicato con speranza e preghiere, presso le nostre orecchie, poi che era auspicato presso le nostre orecchie, che noi abbiamo sentito semplicemente, no? Con la speranza e con le preghiere. Io vi ho dato una traduzione letterale. Così. Sopportò. Solacium grande. Un grande conforto, il grande conforto, morte festinate di una morte veloce, o forse sarebbe meglio no, mettiamo solacium come soggetto. Qui il problema è vedere un momentino, perché se tenere tulit come agricola, soggetto oppure solacium, qui però direi che mettere solacium è meglio, quindi il conforto, il grande conforto di una morte veloce, sopportò, evasisse di aver evitato alla fine quel tempo in cui Domiziano, non già attraverso i brevi periodi e sostanzialmente dice la stessa cosa, per intervalla, ac spiramenta temporum, sono dei sinonimi, è una sinonimia, quindi per cui Domiziano, nei quali Domiziano non già ad intervalli o a brevi tempi, ma continuamente e come con un unico sforzo, io metterei un fraseologico, tentò di distruggere lo Stato. Qui vuol dire bruciò lo Stato. Non sta molto bene, ci aggiungerei un fraseologico, tentò di distruggere lo Stato.